No, no, Presidente, intanto volevamo ringraziarla perché tutte le parole che avete avuto nei confronti nostri sono state molto apprezzate a Palermo. Io ringrazio semplicemente voi perché una squadra come il Palermo, secondo me, il mio punto di vista, non si dovrebbe trovare in questa categoria, anche perché Palermo è prestigiosa, grande città che merita un'alta classifica del professionismo. Quindi dall'anno scorso trovarsi dai playoff per salire in Serie A, si trova in Serie D, non è una cosa anomala nei nostri confronti. Comunque ringrazio poi tutti a Palermo, veramente una grande città, e il Presidente che ha avuto un'amicizia enorme, e con invito veramente a Palermo a gennaio di venire con il suo ospite, sarebbe una cosa meravigliosa nei miei confronti. Appunto, Presidente, come le è sembrato Dario Mirri, il nuovo proprietario del Palermo? Guarda, per me è una persona umile. In questi 10 minuti di colloquio che abbiamo avuto, una persona umile, una persona che ci tiene, una persona come me col cuore, credo che ha detto tutto, è stato richiamato il mio invito, ha accettato tutte le meraviglie di questo paese e noi siamo stati onorati della sua presenza e del Palermo Calcio tutto e dei tifosi veramente bravissimi tutti insieme. Appunto, Presidente, però passando alla partita, una sconfitta per 2-0 maturata a causa di due errori. Vabbè, ma la nostra sconfitta non era il Palermo, il nostro cammino è tutta un'altra cosa. Abbiamo un punto, diciamo, in base alla nostra classifica, da Biancavilla, un errore ci ha costato tanto. Anche oggi abbiamo tenuto testa al Palermo, una bella partita, ho visto. Comunque non era oggi il nostro cammino è la salvezza, ma oggi, diciamo, Palermo è Palermo, non c'è altro da dire. In che cosa deve migliorare il Roccella in queste prossime partite? Guardi, deve migliorare, stiamo lavorando, abbiamo iniziato tardi, come il Palermo ha iniziato tardi la sua preparazione, noi stiamo lavorando per migliorarci su tutti i punti di vista, una squadra giovane ha bisogno di un aiuto della società, un sostegno molto morale principalmente, e per cercare di trovare quella esperienza piano piano durante il gioco. Sicuramente l'obiettivo lo potremo raggiungere, tutto dipende da questi giovani volorosi e volentieri che stanno lavorando veramente per grandi. Ancora abbiamo bisogno di un buon lavoro. Una domanda un po' particolare, l'anno scorso si è partiti con una vittoria molto importante, 4-1 con la Turris e tanti sogni, quest'anno appena un punto in 3 partite. Che cosa è cambiato oltre alla differenza di budget dall'anno scorso a quest'anno? Il budget è cambiato quasi tutto, diciamo, il budget è molto minimo, ristretto per le nostre vicende interne che abbiamo avuto, lasciata la vecchia presidenza ha lasciato veramente un po' di un disastro economico pure, allora stiamo lavorando prima sul disastro economico e poi lavorare su questo campionato, però nel frattempo stiamo aggiustando tutte le due vicende che purtroppo uniscono al proseguimento di fare un buon campionato, come noi sappiamo disputare da 6 anni la Serie D, che noi da un paese di 6.000 abitanti degna di questa Serie D, quindi purtroppo i problematici ci sono, stiamo facendo tutti i possibili sforzi possibili in un paesino che ci aiutiamo tra di noi, però grazie a Dio siamo qua, abbiamo giocato col Palermo oggi, quindi è per noi già una vittoria. Presidente, avete scelto lo stadio di Locri per avere tanto più pubblico rispetto a Roccella. Si aspettava lo stadio pieno o è soddisfatto della presenza di Locri? No, soddisfattissimo su quella presenza. Non è che abbiamo scelto lo stadio di Locri per la capienza, per cosa. Ci sono stati dei problemi nello stadio di Roccella perché per motivi di sicurezza la tribuna
che ospita il Palermo era a 200 posti a sedere, però volevamo fare lo scambio di tribuna dalla nostra al Palermo e andare noi su quella tribuna, però c'è un cantiere nello stadio dove ci sono motivazione di non poter far entrare più di 600-700 persone nella nostra tribuna, e 200 è peccato una partita del genere perdere con un pubblico così meraviglioso che c'è stato oggi. Bene, grazie. Allora, a posto, grazie. Grazie, auguri a Palermo che riprenda subito la via del professionismo. Grazie da questa parte, presidente, da questa parte? Ok, grazie. Grazie a lei, grazie. Grazie, grazie. 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 Sta arrivando per Molise. Grazie. Dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un sol grido, Serie A!